così grandi, così estesi, da aver in qualche modo modificato le relazioni tra comunità a cui eravamo abituati. Con ogni probabilità, Sofrin dirà cosa ne pensa, è un derivato di quella serie di fenomeni importanti che stanno sotto il nome di globalizzazione, un fenomeno che può essere visto sia nei suoi aspetti negativi che in quelli positivi. Quelli positivi sono sicuramente quelli dell'apertura, dell'internazionalizzazione, della possibilità di ampliare conoscenze, relazioni, idee, mercati, scambi. E quello più negativo, che ha portato alla caduta di sistemi di politiche economiche e non solo, di inclusione, e che ha lasciato da soli, spaventati, molti soggetti, molti individui, in assenza di politiche di welfare inclusive, capaci di superare le diseguaglianze. In questa situazione la tendenza a chiudersi e a difendersi da un nemico vero o finto che esso sia è stata diventata negli ultimi anni assolutamente presente e in qualche modo determinante le politiche delle comunità locali, di quelle nazionali, e tra loro capaci di associarsi un flusso di tipo politico, di scelte politiche che stanno venendo alla luce. Parliamo appunto di questo tema, come pensavamo qui, che lo analizza immagino a partire dal livello delle comunità locali, essendo lei un professore di diritto amministrativo della nostra università, e quindi ha una visione della gestione delle comunità locali, che ha una dimensione ovviamente e territoriale e nazionale più ampia. Quindi lascio la parola a No. Ma sì, la provocazione è nata qualche tempo fa, quando ci si cercava di riflettere sull'andamento delle riforme amministrative degli anni 90, non so se le ricordate, quelle che noi chiamiamo le riforme Bassanini, che dovevano dare un assetto costituzionale nuovo, dare benzina alla nostra Costituzione e risolvere. In quegli anni sono state emanate parecchie: la privatizzazione del pubblico impiego, la riforma dell'autonomia locale, il procedimento, la legge generale sul procedimento amministrativo, l'anticipazione del titolo quinto della Costituzione, siamo negli anni 97-98, cioè qui c'è stata una potente ventata di riforme legislative dopo anni che si diceva che insomma l'assetto costituzionale italiano non era stato aggiornato, avevamo un testo unico del 34 sugli enti locali. Avevamo il testo unico del pubblico impiego del 57, era un po' un commento, come datazione, ma insomma c'era questa ventata di richiesta di novità. Parte con la legge di delegazione del 92 sul pubblico impiego, appunto, e va a chiudere nel 98-99 con la riforma del titolo quinto del 2000. No? Io allora facevo parte di una minoranza di studiosi che fece un'obiezione di principio, molto, molto di puntiglio. Mi cominciai a soffermare sull'annunciazione riforma dell'amministrazione per legge. E cominciai a contestare in principio l'idea che una legge, in quanto astratta, potesse mai riformare una pubblica amministrazione che è concreta. Erano piani concettuali completamente diversi. Mi sembrava impossibile che uno potesse incidere sull'altro. Cercare di spiegare questo mio concetto in modo più semplice, cioè dicendo: una legge può proteggere un'azione riformatrice, può favorirla, ma non può determinarla, perché in quanto concettualmente una legge astratta non è concreta e quindi non può determinare riforma alcuna. Ovviamente quando uno fa di queste obiezioni ti guardano con sufficienza e ti, come dire, passano oltre. C'è un secondo aspetto che io ho sempre ritenuto, come dire, di principio, poi entrerò molto più nel dettaglio.
In quegli anni noi eravamo all'esito delle riforme, scusate, le riforme dell'istituzione della regione degli anni 70, mica cosa poca, di poco conto. Quindi è l'epoca delle grandi riforme fra il 70 e il 90, e l'altra grande portata culturale del diritto pubblico in particolare era l'idea che i diritti fossero enunciati in Costituzione e fosse il giudice a proteggerli. L'idea che questo binomio legge-giustizia, legge-giudice fossero, come dire, l'assetto portante delle aspettative di mutamento all'interno delle nostre amministrazioni è la cultura che io eredito poco dopo la mia laurea nell'84 e che mi, come dire, accompagna nei primi 10 anni di studio forsennato dopo la laurea. Questo è un po' il mondo a cui io mi affaccio. Non è difficile capire che un giudice non è che un momento eccezionale, un giudice ovviamente interviene quando le situazioni non vanno bene. E cos'è che a un certo punto si era dimenticato? Si era dimenticata l'amministrazione pubblica in sé. Cioè si andava a ragionare sulle leggi, si andava a ragionare sui giudici, le leggi avrebbero dovuto modificare una realtà concreta e i giudici avrebbero dovuto, non so, con dei pungoli, con degli stimoli potenti, con delle cannonate, farla modificare in concreto. Anche oggi, se voi pensate a questo modello, è un modello quantomeno discutibile, ma non discutibile nei principi, ma discutibile nel fatto che un sistema di questo genere possa produrre significativi risultati. Basta guardare qual è stato, tant'è la riprova, come dire, empirica, scientifica, a distanza di anni, dà prova del fatto che erano strumenti che improbabilmente avrebbero potuto realizzare quello che promettevano. Se poi vi volete divertire, andate a vedere tutti nelle leggi di delegazione quali erano i principi, tutte le aspettative. Io mi sono divertito in alcuni casi ad andare a controllare quante ne sono state verificate, ma insomma l'effetto di sistema lo potete vedere da voi stessi. Insomma, oggi la pubblica amministrazione, nonostante tutte queste amministrazioni per essere gentili, ma io ho trovato qua a Torino all'archivio storico con Bassanini proprio in persona, dovetti fare il cattivo e dirgli che appunto il mondo non era andato secondo le sue leggi di riforma. E purtroppo è così, un'energia enorme aveva prodotto tutto poi. Uno può, come dire, essere più gentile nel dire le cose, ma sostanzialmente di questo si tratta. C'è un secondo aspetto che secondo me è importante riportare alla luce. Se vado a vedere l'assetto costituzionale della Repubblica Italiana, in fondo l'avvento della... siamo a 71 anni fra poco dall'entrata in vigore della Costituzione, a gennaio del prossimo anno facciamo 71. Che cosa vedete? Vedete una geometria fantastica. Perché una geometria fantastica? Potete partire dal 114 nuovo, ma potete partire da dove volete. Sostanzialmente l'idea che è dell'illuminismo e che è della rivoluzione francese, della sovranità che appartiene al popolo, è fantastica, perché se io riduco l'individuo come punto di eguaglianza con se stesso e con gli altri suoi simili, voi capite che nella prima parte della Costituzione viene bardato di diritti e doveri, no? La prima parte della Costituzione, dal 13 in poi, è una descrizione di diritti e doveri degli individui, cittadini e non cittadini, per la verità. Se andate e uscite in seconda parte della Costituzione, quella dedicata all'ordinamento della Repubblica, è bellissimo perché la concettualizzazione è molto semplice. Bisogna semplicemente dire che cosa sono comuni, province, regioni, adesso ci abbiamo anche le città metropolitane infilate nell'elencazione, e che cos'è lo Stato. Una volta che abbiamo posto la relazione fra individui e le organizzazioni, abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Lo Stato viene risolto con la definizione dell'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, e poi vediamo in che modo poi i giuristi hanno risolto la questione, ma è chiaro che l'insieme di questi individui sovrani, lasciate perdere poi come lo individuiamo questo popolo, però insomma sta di fatto, e la Costituzione solo in 2 altri casi parla di nazione, ma comunque al di là della sua identificazione è evidente che lo Stato si fonda sulla sovranità e sulla sovranità popolare. Gli enti territoriali, la teoria l'aveva già risolta molto prima, li definisce enti associativi di popolazione residente. Bisognava solo evitare di avere geometrie, come dire, asimmetriche. Basta dire che l'insieme dei comuni costituisce una provincia, cioè
l'insieme territoriale dei comuni determina l'ambito provinciale e così regionale, e così l'affrazionamento del territorio dello Stato. Prendete ciascuno di noi, nel momento in cui collochiamo la nostra residenza, adesso andiamo in trafila fino alla cittadinanza europea. Quindi una geometria stupenda, partendo dalla riduzione dell'individuo a cittadino individuo, io con la prima parte, la seconda parte della Costituzione ho creato il fondamento dei diritti e dei doveri e dall'altra l'organizzazione della Repubblica. Andate a leggere il 114 riformato, come primo dice esattamente così: la Repubblica costituita da comune, province, città metropolitane, regioni e Stato. Uno oggi vorrebbe voglia aggiungere manca l'Unione Europea, ma va bene, e l'aggiungiamo con un processo interpretativo. La cittadinanza, che si è anche lavorato su quello un tempo solo politica, cioè sovrana, poi si è cominciato a parlare di cittadinanza amministrativa, quindi c'è la cittadinanza, cioè la residenza comunale, provinciale, e quindi l'assetto, come dire, teorico della costruzione è di una semplicità, di una geometria, di una perfezione che lascia di stucco. Tutta questa geometria è stata nel tempo, come dire, revisionata, limata, ma l'assetto fondamentale è che è autosufficiente. Ora, quindi, di fronte a tanta bellezza, avrebbe voglia di chiedersi perché siamo qua a occuparci di riforma delle istituzioni, nonostante che qualcuno, pesantemente, avendo il potere, la cultura, l'influenza politica, che ha avuto un collega come Bassanini e altri con lui, insomma, ovviamente, siamo oggi in questa sensazione di percepire le istituzioni che, dicendolo in gergo, come dire, potremmo dire non mordono, la sensazione che c'è qualcosa che di fronte a tanto splendore c'è qualcosa che non va. Allora io oggi ho l'onore di avere qua il mio professore di filosofia del liceo, che è ovviamente il mio omaggio della sua presenza, quindi, e penserà che da allora non ho più imparato niente di filosofia, quindi lui mi perdonerà. Però ovviamente questo, dal punto di vista noi di giuristi di diritto pubblico, è una cosa abbastanza semplice. Noi abbiamo sempre, al di là delle scuole dei giuristi, insomma, c'è chi ama Kelsen e tutto quello che ne deriva, quindi la geometria e la sovranità è fondamentalmente la conformità a un assetto costituzionale, quindi quella che noi chiamiamo la legittimazione. Ma tu chi sei? Perché mi stai comandando? Chi dà l'autorità? Quindi Kelsen la risolve in chiave, lui, con lui, tutti quelli che la pensano, la gran parte dei giuristi di diritto pubblico, come conformità a un assetto costituzionale di solito scritto, di solito consacrato, via discorrendo, e poi anche lui, e contro di lui tutti quelli che la pensano diversamente, si è ricordato che sì, va bene che sia legittimi, ma bisogna essere anche effettivi, cioè un ordinamento ha da essere osservato. E negli autori, secondo me, più divertenti, tanto per essere chiari, questa osservanza vuol dire soddisfazione di bisogni sociali. Vedete che anche il diritto poi si arrende a dei ragionamenti semplici. Se le istituzioni non soddisfano bisogni sociali, cominciano a perdere di effettività, e anche che si diceva che tutto ciò la faceva un po' più lunga, perché doveva risalire alla Grundnorm per poter, come dire, determinare l'ineffettività dell'insieme, però sostanzialmente capiva che anche il grido non paghiamo le tasse che qualcuno qualche anno fa ha cercato di lanciare poteva diventare un effetto di sistema non indifferente. E la cosa che colpisce è che c'è un altro concetto che in questi anni abbiamo sentito, che oggi, scusate se ve lo ricordo, ci ha lasciato perplesso. L'ultima enunciazione di questa cultura molto diffusa, di cui forse ci siamo entusiasmati in molti, io un po' meno, ma insomma non importa, è stato quello del principio di sussidiarietà, soprattutto verticale, dicevano, cioè il fatto che è meglio che il governo sia di prossimità. Salvo poi non accorgersi che quando tu dici di prossimità, essendo un giudizio relativo, chissà, può essere prossima anche l'istituzione europea, ma questi sono dettagli che chi fa in quel momento l'enunciazione non ha voglia di sentirsi dire, perché prossimità a che? Non
c'è mai una prossimità assoluta, ovviamente, quindi il principio è: se devo combattere una l'aviaria, qual è l'istituzione più prossima? La più prossima ha la capacità di affrontare un problema di questo genere, che di solito è sovranazionale. Quindi non era così banale affrontare tema di questo genere. Ma la cosa divertente è un'altra. E che se noi andiamo a vedere tutto ciò che all'inizio di questa enunciazione, di questo fervore verso il principio di sussidiarietà verticale, lasciamo perdere quello orizzontale, non so se avete notato, non ne parla più tanto neanche nessuno di questo, era fondata sull'idea che insomma innanzitutto i servizi pubblici locali dovessero essere gestiti dai comuni. Beh, guardate la realtà qual è stata. Gli acquedotti e il ciclo completo delle acque sono su base provinciale, e vi ricordo che le province oggi sono organi di secondo grado. Più istituzionali di così si muore, lo stesso i rifiuti. Trasporti e sanità, ma la sanità già prima, con la fine degli anni 90, è regionalizzata. Sono in questo senso, dal punto di vista dell'assolutezza dei governi di prossimità, il contrario di quanto ci siamo abituati a pensare. Oggi la definizione del principio di sussidiarietà, che dovrebbe portare, come dire, funzioni e competenze a livelli bassi, non è o bassi o piccoli, di maggior prossimità, ognuno poi ne faccia quello che crede. È un'idea che, non, se fate attenzione, nessuno osa più neanche pronunciare. Ma la cosa più divertente è che potremmo continuare con questi ragionamenti e con questi esempi. Vi ricordate il paradosso? Se noi portiamo i governi di prossimità vicino al cittadino, il cittadino impedirà di fare cattiva spesa. Ve lo ricordate l'enunciato? No? La famosa riforma fiscale del federalismo fiscale. Bene, tra l'altro, approvata la legge sul federalismo fiscale, secondo me è stata l'inizio della caduta di tutti questi ragionamenti. Chi è oggi che ci chiede conto dei nostri conti? L'istituzione più lontana da questo punto di vista è la più antidemocratica, se volete, perché se pensate alla BCE è una tecnocrazia. Quindi, voglio dire, la storia è andata in tutt'altra direzione rispetto a quella che i grandi teorici dell'epoca agognavano, speravano, come dire, intendevano. Su questo si potrebbe fare delle riflessioni di lungo corso. Io vi dico solo un esempio. Pensate solo che quando venne istituito quello che oggi è il Parco Nazionale del Gran Paradiso e della Riserva di Caccia del Re, quando si dovette decidere se mantenerlo come un ente nazionale, la risposta fu sì, perché l'idea allora che c'era, mi ero andato a guardare i lavori preparatori, era che un governo troppo vicino alle comunità locali non avrebbe garantito la tutela dell'ambiente. Quindi l'idea che avere delle organizzazioni distanti siano in grado di farsi valere di più come limiti alla spesa pubblica, piuttosto che, è una cosa che non è così originale, è un tema che nella storia compare frequentemente. Quindi attenzione, noi abbiamo avuto una storia che è andata molto diversamente da come ce l'avevamo rappresentato, ce l'avevamo rappresentata negli anni scorsi. E questo ci deve far cercare di riflettere e capire che cosa è successo. Non tanto io voglio fare una ricostruzione storica, ma voglio cercare di capire quali sono gli elementi di asimmetria di questi ragionamenti, cosa ci può portare a cercare di capire le cose in un modo meno antitetico alla realtà. Perché, come si dice, andare a prendere cornate la realtà alla fine ti fai male alla testa, dopo un po' sei un grande mal di testa che ti viene a fare da incubo. Qual è secondo me il punto chiave che oggi ho scelto per cercare di spiegare che cosa ho, le mie piccole riflessioni? Ma intanto è evidente a tutti, io lo ricordo solo per, al fine dei miei ragionamenti, mica di più, non è che sto spiegando di niente. Beh, sicuramente se c'è una cosa che negli ultimi 50 anni ha cambiato radicalmente, che ha lavorato al di sotto delle istituzioni che noi volevamo, che avremmo avuto piacere di avere, è che è cambiato radicalmente il rapporto spazio-tempo. Io vi faccio un esempio che
che mi riguarda, io arrivo a Torino da Ivrea, che era la mia città natale, per fare l'università, ho trovato un alloggio in Piazza della Croce, prendevo il numero 61 per arrivare qua dietro, per andare a Palazzo Nuovo a lezione, e questo 61 tutte le mattine immancabilmente metteva più di 45 minuti per arrivare. Oggi voi sapete che se salite a Porta Susa e cercate di raggiungere Porta Garibaldi a Milano, più o meno un po' più di questo tempo. E allora uno potrebbe dire, ah, adesso le cose vanno più veloci, ma non è così, perché non è una modificazione omogenea. Probabilmente se andiamo a vedere il 61 oggi cosa ci mette lo stesso tempo. Quindi non è questo il punto, è cambiata la su certe realtà, e quello che viene fuori quindi è quello che voi conoscete, che avete sentito dire in tutti questi anni, che l'organizzazione sta mettendo maggiormente in rilievo l'organizzazione a rete e non più per geometrie simmetriche territoriali. Voglio darvi una spiegazione, ma ce ne sarebbero mille, mi piace dare questa, ma potete scegliermene quante ne volete. Certo che se noi pensiamo, come dire, all'industrializzazione e al Novecento in Italia, visto che siamo qua con questo nome, beh, basta andare all'Ingotto, basta andare a pensare che cos'è all'origine, tra l'altro, l'Ordine Nuovo, la nascita dei gruppi di riflessione, che erano un po' di intellettuali che avevano avuto un'intelligenza notevole, hanno detto: come facciamo a capire cosa sta succedendo? Lo sapete, no? Che vanno a portare gli operai che escono dal Lingotto a bere per farsi raccontare cosa succede dentro e farsi raccontare cosa sta avvenendo all'interno della grande fabbrica. Però ovviamente, se voi pensate che questa è una grande innovazione, l'agricoltura, che così era secondo il territoriale, il grande stabilimento era territoriale, ma grazie al governo dovevamo avere degli uomini se non su base territoriale. Va da sé, è una cosa quasi autoevidente. Attenzione, non è che allora non ci fossero altre soluzioni, ma questa era quella vigente, prevalente, il normale modo di rappresentare l'organizzazione del governo pubblico. E quindi anche quando poi viene fuori l'Unione Europea la pensiamo sempre come qualcosa più grande di sto territorio che viene, quindi il comune, la provincia, la regione quando viene introdotta ente territoriale, poi lo Stato c'era già, poi arriva l'Unione Europea. Quindi tutte queste discussioni, no? Su è Stato, non è Stato, è simile, non è simile, hanno tutte questo vizio di fondo. E cioè il vizio di fondo che io penso a delle istituzioni che siano su base residenziale della popolazione. E tant'è che se voi andate a vedere, le eccezioni non stavano lì, stavano in enti strumentali, stavano in enti appunto che sono poi frutto e fenomeno della settorializzazione e della non organizzazione territoriale, l'irizzazione, le organizzazioni che si dedicano a determinati settori. Ma per la verità, basta uscire dal diritto per vedere che non è così, le eccezioni c'erano, ci sono sempre state, solo che non le si metteva in evidenza. Se volete andare a spiegare un po' in giro, basta andare a leggere qualsiasi libro di sociologia, di politologia sul concetto di città e scoprite subito che loro hanno le idee molto chiare, che la città non si identifica col comune, assolutamente. E perché? Ma è banale, perché la città, come tutti sanno, storici, poi c'è qualcuno che dice che non è così, ma insomma, la gran parte della rappresentazione, la città è un luogo, si fa piacere, ma è un posto in cui si entra e si esce. E quindi il concetto di flusso è prevalente. La città non è il luogo di residenza, la città è il luogo di movimento. Entrano e escono e di relazione. Se andate a vedere, questi ti dicono oggi in una lettura dell'organizzazione a rete, lo vedete addirittura in un altro senso. Le città sono quelle realtà che pongono in relazione i centri più piccoli ad minus con quelli più grandi ad major, cioè sono nodi diretti. A me è capitato di notarlo in alcuni casi divertenti, quando abbiamo guardato per l'Università degli Studi di Torino i movimenti degli iscritti sulle sedi periferiche, come le chiamavamo un tempo, adesso extrametropolitane chiamiamo, perché mi avevano fatto obiezione giustamente e il rettore mi aveva chiesto di controllarla. Ma non costa di meno farli venire a Torino. Bene, sapete una cosa, che abbiamo fatto la ricerca e cosa è venuto fuori? Che tutti coloro che si iscrivono alle zone eccentriche non sono residenti dei comuni, cioè sono tutti della provincia di Cuneo, non solo, ma non sono della città di Cuneo, sono tutti della provincia di Alessandria, ma non sono cittadini alessandrini.
perché i cittadini si muovono verso centri maggiori. Quindi c'è una geopolitica interessante, una geoistituzione. Quindi questo mi era servito per consigliare in quel momento una non soppressione di questi centri, perché avevamo fatto poi un'indagine a domanda e veniva fuori che non era detto che si sarebbero iscritti a Torino nel caso in cui spegnessimo quelle sedi, quindi per un po' avrebbero svolto ancora una funzione, come dire, di istruzione sociale di un certo peso. Quindi le città non sono comuni per il semplice fatto che anche per la teoria il comune è un ente associativo di una popolazione residente. Territorio lì vuol dire popolazione residente, ente territoriale vuol dire questo. La città, se voi andate a guardare nel diritto, scoprite che hanno ricavato da una norma dell'ordinamento nobiliare, gli hanno tolto un pezzo nobile tra l'altro e hanno lasciato nella definizione del testo unico 267-2000 il fatto che viene un titolo che viene dato ai centri che per ragioni storiche, per ragioni eccetera. C'è un pezzo nell'ordinamento nobiliare, quindi ricordatevi che era un titolo nobiliare, c'era un pezzo nell'ordinamento nobiliare purché, quindi non ti davano questo titolo, purché se ne dimostrasse la soddisfazione, adesso non ricordo più se diceva buona o ragionevole, insomma, dei servizi pubblici e della beneficenza. Quindi tu potevi avere un noblesse oblige, potevi avere e mantenere il titolo di città se dimostravi appunto di saper fare meglio di un comune. Questo era il punto. Ma il concetto di città che abbia questo carattere c'è solo nel diritto, non lo avevamo percepito minimamente, mentre le altre scienze ce lo spiegano da parecchi anni senza problemi. Quindi se l'idea che la città sia il luogo in cui, in fondo, io poi l'ho capito alcuni anni or sono, quando invitando il mio collega di diritto amministrativo, che era stato per anni sindaco di Genova, mi disse una cosa, discutendo di queste cose, divertente. Cioè mi dice, sì, ma hai ragione, è vero. Tant'è che le decisioni più rilevanti io non le ho mai assunte come sindaco di Genova. Convocavo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni dei datori di lavoro, talvolta il vescovo, l'arcivescovo, sicuramente il rettore, e poi li decidevamo le cose importanti. E poi ovviamente venivano ratificati dagli organi competenti. Ma perché, mi diceva, perché effettivamente la città ha da sempre avuto questa cosa del peso del flusso dei non residenti. E allora è chiaro, pensate che hanno le scuole che gli altri centri non hanno, hanno gli ospedali che gli altri centri non hanno, hanno i mercati importanti che gli altri centri non hanno, fatevi tutto l'elenco che volete e capite all'evidenza che la città non si identifica col comune di riferimento. E potete dire che è una buona cosa o una cattiva cosa, ma è una realtà con cui fare un po'. Cos'è cambiato quindi? Perché se è sempre stato così, cosa c'è di nuovo? Ma io credo che c'è un secondo elemento che va portato in luce e poi vi dico cos'è la novità. Il secondo elemento che va portato in luce è che in realtà la città ha questi flussi in entrata e in uscita che non sono affatto flussi individuali, questo è il punto. Sono flussi organizzati. Ora fra un attimo definiremo in che senso. Però in realtà la città ha flussi in entrata e in uscita che da anni sono organizzazioni. Vedremo le altre scienze come le trattano queste. Io credo che in realtà, se ci pensate, ognuno di noi può arrivare anche a fare un passo ulteriore. Io sono professore universitario, per me è normale interloquire con i miei colleghi di fuori dell'Università di Torino ed è normale interloquire anche con persone che si rivolgono a me in quanto professore di centri minori. In realtà noi siamo una rete. Come professionista, quando faccio l'avvocato, idem. Se non so una cosa, chiamo il collega che sia di Napoli, di Bari o di New York, non importa, ma intanto so che lui lo sa e glielo chiedo. E lui mi dia normalmente una risposta. Quindi una rete c'è già, è una rete che passa da Torino, non solo perché ci sono io ovviamente, ma perché ci sono persone come me. È normale questo che avvenga fra medici, veterinari, professionisti di vario genere tipo, scrittori, benissimo. Quindi cominciate a pensare alla città come una realtà in cui passano tanti flussi, ma ogni flusso in sé è organizzato in una rete. Ma allora cosa diventa la città?
diventa uno strano posto, chiamiamolo così, se non so se è giusto dire posto, ma me lo consentirete, in cui convivono tante reti, e di solito le altre scienze lo chiamano un punto rete o nodo di reti. C'è un posto in cui vi immaginate dei flussi, di solito io poi ero molto ignorante, perché immaginavo tutti come dei cavi, questi flussi di reti, ma comunque non importa, che ti danno la possibilità, inserendoti in quel flusso, di collegarti anche con l'intero mondo. La cosa strana è che la città è un punto in cui queste reti le trovi. È un po' come andare al casello dell'autostrada e non andarci. Se tu non vai lì, non entri nella rete. È chiaro ora? La magia della città è che le tieni insieme. La città non è un casuale momento di compresenza di queste reti. È un luogo che, per una serie di ragioni che sarebbe lungo spiegare, in cui tutte queste reti passano. Se volete dire che tutto ciò è la solita logica del piovere sul bagnato, sì, è esattamente così. È chiaro che investi in realtà che sono già ricche. Nessuno va a mettersi le cattedrali nel deserto se non vuole rischiare. Quindi va in realtà organizzate, ma non sono organizzate come non intendiamo noi di solito, cioè degli individui tutti uguali che si trovano e hanno a che fare in modo uguale. No, ogni realtà ha una sua organizzazione di rete e convive con le altre. Questo è il punto emergente di queste definizioni. E se queste città hanno appunto questa caratteristica di consentire la convivenza di questi gruppi organizzati. Ora, l'unica novità di tutto ciò, perché c'è sempre stato per la verità, consisterebbe nel fatto che oggi tutto ciò non è un fatto che uno osserva così con sufficienza e basta, ma la tecnologia ci consente di vederne le più intime organizzazioni. Cioè, il fatto che c'è una massa di dati che ormai fluisce all'interno del computer, che è in grado di descriverti i flussi, avete letto anche voi sui giornali, sui comuni di Torino, ha chiesto alla Telecom di avere le cellette degli spostamenti dei suoi utenti. Allora tu guardi sta cosa, al mattino tu vedrai che inizio, ore 8, che c'è un flusso in un certo realtà, un'altra, e poi a un punto scoprirai che questo corrisponde, guarda caso, delle reti. Potresti cominciare a studiarle, ci sono ormai computer che lo fanno per noi e che ti svelano qual è la logica del comportamento. Che cosa c'è di nuovo per un giurista come me? Che non sono affatto comportamenti volontari, non sono affatto comportamenti che sono collegati consapevolmente al comportamento altrui, e quindi hanno delle logiche che si determinano in sé oggettivamente a prescindere da degli atti di consapevolezza o di volontà. Queste cose che si vedono studiati ti dicono che se vuoi domani e spiegano i fatti di Piazza Baldissera, via discorrendo, tanto per capirci, che se tu chiudi un flusso o ne apri un altro, la risposta non è casuale. Se tu lo studi, sei in grado di prevederlo assolutamente. Non è un fatto che se lo fai oggi o domani cambia se non ci sono dei fatti diversi. Chi studia queste cose è in grado di dirti che una volta che tu metti insieme questi dati sei in grado di svelare intimamente l'andamento di quell'organizzazione. Ora, perché si comporti così e perché no? Ci sono tutti gli elementi possibili immaginabili: cultura, abitudini, tecnologie utilizzate da quella rete e via discorrendo. Ma a noi oggi non interessa capire perché avviene così. Ci interessa almeno prendere consapevolezza che quella cosa avviene in un certo modo e che ha delle sue regole ordinamentali. Che la città, se non le conosce, rischia di, come dire, farsi tutte le volte dei frontali pericolosi. Quindi, conclusione di questo pezzo del ragionamento: governare gente residenziale non è governare flussi, perché governare un flusso è più un andamento di una cosa che nel momento in cui tu interagisci già diventi oggetto a tua volta di un'interazione con gli altri, e quindi la scissione fra l'essere e dover essere non è più tanto così evidente. Quindi il nostro modo di rappresentarci, l'andamento ordinamentale, in particolare nel diritto pubblico, eccetera, viene messo fortemente in crisi. Perché tu nel momento in cui agisci ti sembra di essere quello che decide le regole, ma in realtà sei parte di uno degli elementi che ti rispondono in modo più o meno come dire, confacente, compiacente, vedete cosa volete, spesso volentieri, addirittura senza un atto di volontà significativo, ma semplicemente perché di fronte a questa
sono tutte cose note, per carità, e lo sono poco per me che ho cominciato a capirle da qualche, forse a capirle da qualche anno, però il fatto che queste cose vengano studiate, vi ho fatto l'esempio prima della viaria, ma si potrebbero fare esempi di vario genere, tipo l'andamento degli aeroporti, se si chiudesse domani Shanghai cosa succede, se parte un'epidemia di un certo genere qual è la propagazione. Cioè, sapere come funziona significa saperle governare. La differenza è che se non lo sai, sei fuori. Non è che le governi male, non le governi proprio. Perché non riesci neanche a interagire con il reale. Qual è la conclusione più istituzionale? Siamo partiti dall'idea che le riforme degli anni 90 si ponevano un problema di autonomia, di efficientamento della pubblica amministrazione. Non hanno prodotto dei grandi risultati, purtroppo, io sono di quelli che ci ho creduto fermamente, ma alla fine uno deve arrendersi alla realtà delle cose. Probabilmente, adesso lo dico per Andrea che non mi ha sentito nel pezzo iniziale, così lo rimettiamo in pari, probabilmente per un vizio concettuale. Pensare di riformare l'amministrazione con le leggi è veramente una cosa da pazzi. La legge è astratta, l'amministrazione è concreta, non si capisce come si faccia con una legge a cambiare l'amministrazione. Allora l'aiuterai il cambiamento, lo favorirai, lo ostacolerai con coloro che si contrappongono, ma non determinerai con una legge un mutamento di una realtà organizzativa. Ma questo è un fatto noto da sempre. Quello che sta emergendo alla fine invece di quanto vi ho raccontato è che tutto ciò non è solo un fatto così di principio, la legge astratta contro l'amministrazione concreta, che sciocchezza, no, qua c'è molto di più. C'è il fatto che chi voglia fare diritto e preoccuparsi di governare non solo le realtà locali, qualsiasi realtà, perché ditemi cosa c'è di locale nell'avere l'aeroporto di Torino che ci mette in comunicazione, cosa c'è di locale nell'alta velocità che se ne va da qui a Roma e a Salerno. Non lo so se rispetto all'Europa, rispetto al mondo, certo è realtà locale la nazione italiana. Quindi cominciamo a percepire la relatività di tutti questi elementi. Ma il punto fondamentale è che effettivamente l'idea della destinazione, che non hanno fatto i giuristi, ma che forse è il caso di cominciare a prendere su sé, la descrizione dell'organizzazione a rete è una cosa che ci pervade molto e che non c'era affatto estraneo, bastava vederla per quello che era. Da sempre i sindaci delle città si lamentano del fatto di doversi occupare anche del flusso che arriva da fuori, da sempre. Lo sentivo dell'indotto, bravissimo, ovviamente usi quella parola che non è casuale, ma ovviamente da sempre. Io ero piccolo e sentivo già raccontare queste cose. Non avevo mai capito che c'era qualcosa di molto più profondo che lo riguardava. E cioè che effettivamente l'idea di città è un punto rete di una pluralità di reti che le tiene insieme, che consente di convivere, perché io sono un professionista del diritto e ci sta lì dentro, nella stessa città, un'altra rete di medici, un'altra rete di scrittori e via discorrendo. E viviamo tutti organizzati secondo questi elementi e non secondo una volontà, secondo delle regole che si determinano, che sai dopo un po', che i vecchi avvocati ti raccontavano, che non c'erano scritte, dicevano non devi comportarti così perché sennò poi non ti risponde. Cioè ci sono delle regole d'organizzazione che hanno anche un aspetto culturale, come lo potevano avere gli ordini cavallereschi, come lo potevano avere gli ordini religiosi. Cioè l'organizzazione in sé determina un assetto ordinamentale. Questo che cosa ci porta a pensare? Voglio solo dirti, sgombrare un aspetto terminologico. Io non so dirvi se parlare di Torino in questo modo significa dire comune, città metropolitana o regione. Per quanto mi riguarda possono essere sia una di queste che prende la forza di essere consapevole di ciò, sia l'insieme di queste, o sia l'insieme di queste più alto. Certo, un governo della città e di Torino, non come comune, è fondamentale, e averne consapevolezza in questo senso. E questo pone un problema non solo di democrazia degli individui e delle istituzioni in relazione agli individui, ma poi è seriamente un problema di democrazia delle istituzioni in sé.
provo a essere più chiaro su questo passaggio con cui chiudo. Torino, non importa se come comune, città metropolitana o regione, non lo so, perché poi qua le cose si muovono e stanno andando in direzioni che non è facilmente percepibile cosa saranno nei prossimi, ma certo l'entità Torino ha una grande responsabilità. Verso chi? Ma verso tutti i centri minori. Io vi ricordo solo che quando arriva Napoleone qua e fa di questo territorio territorio della Repubblica, perché non era ancora impero, c'erano 19 province in questo territorio, 19, cioè, province, poi lui ci mette 4 dipartimenti e risolve il problema, i 4 quadranti, come si dice, li sovrappone, li lascia diventare poco importanti. Arriva Vittorio Emanuele I, restaurazione, le rimette di non funzionare un po'. Era 19, Casale, le famose province di Cuneo, c'erano tutte, addirittura Ivrea era la provincia. Questa responsabilità verso altri centri che sono città, ma non solo nominalmente, ma sono essenzialmente. Le quali a loro volta hanno relazioni con i centri minori ancora che non sono città ma sono comuni. E basta. Torino ha una grande responsabilità in quanto punto rete di una pluralità di reti, di quelle che convivono al suo interno, ma anche come punto rete di relazioni con il resto del mondo e le realtà più piccole. È Torino che è responsabile di questo. Far funzionare ciò che avviene a Torino, un effetto di sistema madornale per tutti. Il rischio è che qualcuno se ne vada verso altre metropoli, altre, lo scostamento verso Milano, sfruttare la capacità di Milano o anche di Genova, perché no? Adesso è un po' in difficoltà per la verità, però diciamo che è stata sfortunata, se volete, oppure invece purtroppo c'è qualcuno che lì la sfortuna la vende come tale. Ma insomma il punto fondamentale è che Torino, in quanto istituzione, ha quindi un ruolo fondamentale di sviluppo e di relazioni democratiche con le altre istituzioni, cosa a cui noi non pensiamo. Concettualmente non emerge in evidenza, la democrazia è un rapporto con gli individui, dell'istituzione con gli individui, non fra le istituzioni. Secondo concetto che vi ho detto, governare i flussi non è governare i territori, è inutile. Lo abbiamo detto ripetutamente, non c'è la contrapposizione essere dover essere, è più complicato. Comincia a far surf, no? L'onda va in un altro modo, poi si determinano altri eventi e tu devi governare un flusso, sei parte al tempo stesso e oggetto e determinazione della regola. E dobbiamo capire soprattutto che questi flussi non sono flussi di individui, sono flussi organizzati oggettivamente, non consapevolmente, hanno delle regole proprie e adesso possiamo conoscerle. La tecnologia ci consente di conoscere come la gente si muove. Io vi dico questo, al campus Luigi Einaudi ogni giorno entrano 2000 persone. Potremmo sapere esattamente dove vanno, cosa fanno. Ho capito che ci sono problemi di privacy, ma togliamogli un attimo il nome. Io sapere dove vanno, che infrastrutturazione usano, se sono in biblioteca o no, quanta gente tutti i giorni di mercoledì, no, a seguito degli esami o no. Abbiamo fatto una caratura che mi ha sconvolto. La giurisprudenza, un giorno qualcuno mi chiede quanti fuori corso abbiamo, io non lo sapevo, e che quanti ne abbiamo? 1000 studenti fuori corso, e io dico vabbè, per fare a metà 10 esami della laurea 500, più di 10 esami della laurea 500. Oh, mi spiegate perché questi pagano tutti gli anni una tassazione e sono inattivi e non vanno a dare mai un esame? Ho detto, proviamo a contattarli. La reazione non è stata come io me l'aspettavo. 150 ci hanno risposto e sono stati disposti a riprendere l'attività e hanno superato l'esame alla prima occasione. L'abbiamo inserito in classe online. Altri 300 non ci hanno neanche considerato e non siamo ancora in grado di capire come raggiungerli. E perché fanno così? Probabilmente dice, mi stai tormentando con un dolore, non lo so, però intanto non lo sappiamo.
Certo che la risposta è che è radicale, uno non vuole saperne e gli altri 150 vengono, danno un esame e lo superano. Dopo anni che non facevano più niente. Ancora un po' passavamo per, no? Gente che fa i miracoli. No, ci siamo solo occupati di loro. Chiaro? Eravamo in grado di sapere da quanto tempo non davano esami e non riuscivamo a capire perché non lo facessero, perché nessuno gli aveva detto che forse c'era un'ipotesi di non incontrare i non coetanei. Ma pensate a un altro fenomeno. Adesso abbiamo posto un rimedio, l'abbiamo rifatto di nuovo, per gli altri 150 di nuovo, scusate, gli altri 500 di nuovo 150, ma che strano, sono due fenomeni completamente, e comunque la risposta è la stessa. Ma pensate se pensiamo al fatto che si continuano a produrre, allora ti viene in mente di dire, ma andiamo a vedere perché li creiamo, è chiaro? Lì ci sono interessanti, i computer ti fanno delle analisi interessanti poi. Dalla casualità che noi diremmo, sì, sono andato al Cavour, no, sono andato in un'altra parte, no. E ho cominciato a lavorare presto, no. Io per esempio ho presieduto per anni un corso di laurea, che non riuscivo mai a spiegare al ministero, che avevo due caratteri, uno buonissimo e l'altro pessimo. E quello buonissimo che io avevo dei risultati stupendi a due anni dalla laurea, tutti occupati, per forza, erano già lavoratori prima. E non riuscivo a spiegare al ministero che non è che era merito mio, erano merito loro, erano lavoratori studenti. E l'altro ha continuato a dirmi, però hanno uno svantaggio, dicevo, il quale ci mettono così tanto a lavorarsi, sempre il doppio, e certo lavorano, niente, l'anno dopo osservazione, presidente Cavallo Perigua, deve rendersi conto che avanti così non possiamo andare, ha un ottimo risultato sul numero di posizionamento post laurea, ma pessimo sull'andamento degli anni, niente, sono duri, però... andare a vedere l'andamento dei comportamenti ci ha consentito, tenendo sotto traccia il loro modo di studiare, come studi, di creare delle agevolazioni su noi che ci organizzavamo nel fatto che questi erano diversi dagli altri, perché sono diversi e per forza lavorano e non tutti lavorano alla stessa maniera. Quindi il flusso dei dati, l'analisi dei flussi dei dati, che non è che ti metti tu lì perché il computer ti mette in evidenza le cose, ti consente di fare analisi realistiche. E allora, due battute. Da un lato ovviamente torna in mente il Piccolo Principe, no? Le prime pagine del Piccolo Principe e del colloquio fra il re e costui, no? Ti ordinano di andate, c'è il principio di effettività. È che non devi ordinare astrattamente cose che non hanno alcun costrutto. Devi tener conto della realtà di riferimento, ma questo lo sai, abbiamo sempre saputo. Quello che non abbiamo sempre saputo è che oggi abbiamo dei sistemi di rilevazione di questo e di tentativo di andare a vedere quali cause lo determinano, che è impressionante, perché ti cambia la storia. A quel punto tu non hai una norma che dice tu non ti comportare così, e se no ti do la sanzione o ti do il premio. No, non è così. Se io capisco cosa hai bisogno, ti assecondo in un flusso che è quello. Vuoi studiare a quest'ora, vuoi studiare, va bene, mi riorganizzo e ti do lo strumento, a me piace più questo. Per esempio ci sono strane differenze. Chi ama guardare il video, chi ama sentire solo la voce e chi ama leggere. Va bene, saremo mica tutti uguali. C'è qualcosa che ci ostacola come università nel cercare di dare un'offerta differenziata? No. E allora possiamo farlo. Proprio da prendere consapevolezza di questo. Una seconda conclusione. Un giorno con Sergio Chiamparino, ma questo era qualche anno fa, eravamo in attesa, non ricordo più. Comunque stavamo aspettando per andare, dovevamo passare il tempo. E allora stavamo chiacchierando e io ero all'inizio di queste riflessioni e mi metto, sa, dimmi qualcosa di nuovo. Ma io ho la sensazione che continuare a ragionare e agire in modo indifferenziato non ne abbiamo più la forza. Dobbiamo capire dove sono i nodi su cui effettivamente cercare di investire, ma facendo un patto di democrazia. Diamo un ruolo a Torino, ma diamo anche un dovere. E allora vi ho buttato lì lo slogan, perché poi ovviamente bisogna sempre dare degli slogan, no? 100 città, e lui mi ha detto meno, va bene. Cioè prendete i capoluoghi di provincia, non vi provoco oltre, io poi ho un'idea, non glielo dico,
Io gli ho detto che le famose 10 metropoli, lui mi dice meno, vabbè, meno di 10, meno di 100, non cambia, uno Stato in Europa. Se riusciamo davvero a recuperare un sistema di amministrazione, fondata sull'idea che questi sono i centri nevralgici da cui ricostruire il sistema, mi sembra che poi potremmo, attraverso questo e attraverso l'irradiazione di questo, rinnervare il sistema. Se no, ho paura che continuare a investire a pioggia in modo indifferenziato sia una cosa che non siamo più in grado di fare utilmente. Dobbiamo avere consapevolezza esattamente di dove andare a intervenire, ad agire, a volte con poca cosa. Ripeto l'esempio degli studenti fuori corso: io avevo delle aule vuote virtuali, ho chiesto a costoro se volevano entrare in queste senza costi aggiuntivi. Quindi dal punto di vista del fornitore università non è stato un costo zero. Il problema era non saperlo, quando io so anche che con poco posso ottenere risultati molto significativi, perché i punti reti o nodi di rete hanno degli effetti di sistema che sono dei moltiplicatori notevoli. Però ci deve essere un passo di serietà, perché se no, capito, piove sempre sul bagnato e allora finisce che i territori lontani, invece di essere irrorati adeguatamente, non sono altro che impoveriti e desertificati. Grazie alla vostra attenzione.